ascoltatori, nuova puntata di Hello. Oggi tratteremo un argomento molto interessante, parleremo di spazio e di comfort. Oh, fantastico, su, crossover, crossover, SUV e forse anche crossover e SUV. No, invece ti sbagli, perché questa sera verremo incontro ai tuoi gusti un pochino più, come dire, antichi, e parlando di berline e station wagon. Grazie per i gusti antichi, poi me la spieghi meglio. Sì, dopo te la spiego. E inizierei subito con grande stile, parliamo della nuova Jaguar XE e della Mercedes Classe E. Cosa ne pensi? Lo sapevate che cosa diceva Sir Lyons? Che l'auto è la cosa creata dall'uomo più simile ad un essere vivente. Ecco, io tra 5 minuti sarò all'interno dell'automobile e vorrei trovare una temperatura di 22 gradi e mezzo e già che ci siamo credo di aver dimenticato il finestrino posteriore sinistro aperto. Forse sarà il caso di chiuderlo. E va bene, non è che quest'auto proprio si possa chiamare al telefono, ma molto similmente basta una semplice app per intervenire anche da lontano su alcune funzioni come appunto l'accensione, la climatizzazione, l'apertura e la chiusura dei finestrini. Fenomenale, no? E comodo. E a proposito, ma come che è Sir William Lyons? Ma è il fondatore della Jaguar. Il fatto di poterla controllare da remoto ci ha fornito l'attacco perfetto per iniziare a parlare della Jaguar XE, ma certo la sua capacità di agire non si limita a questo. Tra poco vi racconterò di tutto l'esclusivo bagaglio tecnologico che mette a disposizione dei suoi possessori, anche se forse la somiglianza con un essere vivente le viene più da quello che sa comunicare a livello emotivo. Allora andiamo dritti a parlare della sua linea e soprattutto del feeling che questa trazione posteriore tutta d'alluminio sa regalare agli amanti della guida. La Jaguar XE è infatti l'unica vettura della sua categoria ad utilizzare una monoscocca ad alta densità di alluminio. Risultato, la struttura è estremamente robusta e al tempo stesso leggera. E non è tutto qui, sempre parlando del suo lato umano vorrei dirvi che questa vettura ha a cuore anche l'ambiente, essendo la prima auto al mondo ad utilizzare, tra le altre, una lega di alluminio composta da materiale riciclato. Se avete ancora dei dubbi su quest'auto, guardate la silhouette. Cofano scolpito, parabrezza inclinato, profilo aerodinamico da coupé, pensate, il suo CX è di 0,26, il più basso di qualsiasi altra Jaguar. All'interno dell'abitacolo a dominare la scena è il grande touchscreen da 8 pollici, ma quello che conta maggiormente per il pilota sono sicuramente i sedili. La Jaguar XE ha sedili avvolgenti, ribassati e dotati di sistema di raffreddamento e riscaldamento. Ed eccoci al capitolo guida e le premesse sono molto interessanti. Del peso della vettura abbiamo già detto, mentre quello che non vi ho ancora raccontato è che la nostra XE è equipaggiata con un motore Ingenium. Si tratta di una nuova generazione di propulsori super efficienti. Addirittura la versione da 163 cavalli con 3,8 litri ogni 100 km fa della XE la Jaguar a più basso consumo di carburante di sempre, ma anche la 180 cavalli oggetto del nostro test se la cava piuttosto bene. Tra le curve poi la XE si dimostra pronta, agile e brillante, seppure agli occupanti non venga imposta alcuna rinuncia in tema di comfort, grazie a sospensioni molto efficaci, un rollio praticamente assente e un'ottima insonorizzazione di bordo. La XE dispone di una stereocamera capace di offrire una vista tridimensionale della strada. I suoi sensori forniscono informazioni al dispositivo di frenata autonoma, a quello di riconoscimento dei segnali stradali e all'assistente abbaglianti. Davvero un'auto straordinaria questa piccola Jaguar. Vediamo adesso se è virtuosa anche nei prezzi. Beh, direi di sì. Si parte da circa 38.000 euro, sia per la gamma che per la 180 cavalli della nostra prova. Se costasse di meno, con tutto quello che offre, non sarebbe credibile.
time's a goddamn fine. I'm gonna try just one more time. Come. Se dovessi raccontare tutta la tecnologia della nuova Mercedes classe E, non basterebbe tutta la puntata di Hello e probabilmente perderei l'aereo per tornare in Italia, qui da Lisbona, dove siamo in questo momento. La vettura fa segnare un altro passo verso la guida autonoma, perché ha tanti dispositivi, alcuni peraltro non ancora omologati in Italia, ma lo saranno presto, che veramente permettono alla vettura di guidare da sola in moltissime occasioni. E dal punto di vista della sicurezza c'è un sistema molto curioso e interessante, per cui quando la vettura preavverte il rischio di un urto laterale, si gonfiano i fianchetti dei sedili anteriori e spostano gli occupanti verso l'interno della vettura in maniera da renderli meno esposti giusto appunto agli urti. C'è di molto interessante un nuovo motore 2000 turbo diesel che va a sostituire il vecchio storico 2002, però più cavalli, più coppia. Le vetture nascono tutte col cambio automatico nuovissimo a 9 marce e le sospensioni regolabili. Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello ha una linea più morbida, elegante, equilibrata e soprattutto moderna. L'abitacolo è accogliente per 4 adulti ed è personalizzabile a piacimento, con la possibilità di ottenere configurazioni addirittura opulente. Spicca soprattutto la grande palpebra del cruscotto, che si estende per circa 2/3 dell'intera larghezza della plancia e che integra la strumentazione e il display del sistema di infotainment. Come ho già anticipato, c'è un'enorme quantità di dispositivi che aiutano nella guida e implementano la sicurezza, oltre ai sedili intelligenti. Il cruise control che adegua la velocità ai limiti imposti, lo sterzo attivo che asseconda i cambi di direzione sia nella guida normale che nelle situazioni di emergenza e il sistema di parcheggio automatico comandabile dall'esterno con lo smartphone. Inizialmente sono disponibili solo 3 motori, tutti turbo e a iniezione diretta. Un 2 litri a benzina da 184 cavalli, un 2 litri diesel da 194 cavalli, oggetto della nostra prova, e un 3 litri diesel da 258 cavalli. Sulla E220D da 194 cavalli la brillantezza e la disponibilità sono davvero notevoli. L'abbinamento con la trasmissione automatica a 9 marce è pressoché ideale. L'assetto della classe E, poi, pur mantenendo un comfort al top della categoria, ha guadagnato davvero tanto in compostezza e precisione e si può dire che ormai il riferimento della classe in termini di guidabilità, cioè la BMW Serie 5, è a tiro. Altre due informazioni: la vettura arriverà ad aprile, poi a settembre ci sarà la Station Wagon. I prezzi partono da poco più di 51.000 euro, però la versione giusta per il mercato italiano costa almeno 55.000 euro, quindi non è esattamente una vettura a basso costo, ma ha veramente, veramente tanti contenuti. Siamo a Monza e quando si parla di gare non si pensa solo ai potenti motori che spingono le auto da corsa, ma anche a quell'importantissimo collegamento tra la vettura e la pista che sono le gomme. Giuseppe Pezzaioli, Motorsport Marketing Coordinator di Yokohama Italia. Siamo a Monza, doverosamente parliamo di pneumatici sportivi, pneumatici specifici fatti per poter circolare in strada e anche per andare in pista mantenendo delle prestazioni molto elevate. Yokohama ha appena presentato un modello nuovo molto interessante al Salone di Ginevra che arriverà sul mercato tra breve. La Yokohama ha presentato a Ginevra un nuovo pneumatico A052 che nella fattispecie è un prodotto semi racing. Sono prodotti che nascono per l'utilizzo in pista, per utilizzo perciò racing, ma sono omologati per uso stradale, per cui possono essere utilizzati soprattutto da chi vuole da chi fa track day, perciò parte da casa con i pneumatici montati sulla macchina e arriva in pista, si diverte e poi torna a casa. Questi pneumatici possono essere utilizzati anche in categorie proprio sportive, come possono essere la Racing Star, dove
è richiesto l'omologazione stradale per l'utilizzo anche se è una macchina da competizione, e anche nei rally storici, anche qui è richiesto l'omologazione stradale, essendo anche se sono macchine prettamente preparate per l'ambiente racing. Mi rendo conto che è un discorso un po' approssimativo trattato in questa maniera, ma tra una gomma prestazionale e una gomma semi-racing in circuito si può quantificare il vantaggio? La differenza tra una gomma slick e una gomma semi-racing può essere un secondo a giro, dipende dal circuito, di vantaggio rispetto alla slick. E mentre stradale e una semi-racing? E una semi-racing il divario aumenta. Aumenta perché si può arrivare a 2 a 3 secondi, dipende dalla macchina, 2 a 3 secondi di vantaggio, perché il prodotto è nato proprio per questo tipo di impiego, perciò la carcassa, la mescola è nata per essere sfruttata al 100% in queste tipologie nei tracciati dove è sollecitata tantissimo il fianco, e la frenata soprattutto viene ritardata con questo pneumatico, per cui tu arrivi alla staccata e freni magari 50 metri dopo rispetto a un prodotto stradale, e questo oltre ad avere un'usura più regolare, perché consideriamo che il pneumatico stradale, quando, anche se sportivo, quando entra in pista tendenzialmente si scalina, per cui si usura tantissimo il tassello dove va in appoggio, e di conseguenza si rovina e si perdono anche prestazioni, per quello è consigliato l'utilizzo di pneumatici dedicati a quelli di questo tipo. Ecco, però vanno utilizzate, rispettate certe precauzioni nell'uso stradale di queste gomme. Sì, assolutamente, il prodotto nasce per l'utilizzo in pista e per il track day, si può utilizzare partendo da casa e anche per l'utilizzo normale sulle strade, però dobbiamo stare attenti soprattutto quando la temperatura è bassa, tipo non so 10-12 gradi in giù, il pneumatico risulta, essendo una mescola molto vicina a una mescola da competizione, risulta molto rigido e di conseguenza potrebbe essere scivoloso, soprattutto quando si trovano delle situazioni di umidità sulla superficie stradale o di bagnato, per cui il consiglio è quello di utilizzarlo nella bella stagione, diciamo così. Molto bene, ci fermiamo un attimo e riprendiamo dopo questo discorso che è molto interessante. Torniamo tra pochissimo con la seconda parte dell'intervista, il tempo di guardare il servizio che il nostro Adriano Tosi ci ha preparato su una familiare che non disdegna anche due curve a velocità sostenuta, la Citroen C5 Cross Tourer. Da qualche anno le Station Wagon si sono messe in testa di fare le SUV, e se vi dico SUV cosa pensate? Dossi, twist, sterrati? Io no, sinceramente penso alla mamma o anche al papà che porta i figli a scuola, che va in ufficio o che va in palestra. Oggi proviamo in questo contesto la Citroen C5 Cross Tourer, ovvero la Station Wagon SUVizzata secondo Citroen. E la francese non delude, da casa a scuola e da scuola all'ufficio. Nessun SUV sarà mai confortevole come questa Station Wagon sulle sconnessioni, un po' per ragioni strutturali, in quanto più alti gli sport utility hanno per forza assetti più rigidi, un po' perché le sospensioni iDrive 3 della C5 hanno una capacità unica di sospendere come su un cuscino d'aria l'abitacolo. Non solo, in caso di ostacoli come parcheggi che costringono a saltare su un gradino, basta premere l'apposito tasto, alzare la C5 e lasciar lì non pochi SUV crossover con assetti da pista. Infine i parcheggi. Ovvio che 4,83 metri di carrozzeria non sono facilissimi da piazzare, ma fra telecamera posteriore e protezioni sulla carrozzeria le cose diventano più facili di quanto sembri. Una Citroen in quanto tale è anche e soprattutto un'auto da viaggio, in modo particolare una Station Wagon, e la nostra C5 Cross Tourer non delude le aspettative. È assolutamente morbida di sospensioni, capace di filtrare sia le traversine sia gli avvallamenti, e con il cambio automatico elimina qualsiasi tipo di stress, sia in coda sia nella marcia a velocità costante. Per quello che riguarda il motore è generoso di coppia sia a 1000 giri ed allunga senza indecisioni anche fino a 4000. Infine i consumi, viaggiando a 130 costanti, il computer di bordo indica un consumo tra i 17 e i 18 km con un litro. Come
Come avrete intuito, la C5 Cross Tour non è una di quelle station wagon tutta curve e accelerazioni. Ciò non toglie però che, impostando la modalità sport delle sospensioni Hydractive 3, qualche soddisfazione in curva ce la si può togliere. Il tutto però senza esagerare, perché se è vero che la tenuta di strada appunto è buona e la sicurezza e la stabilità non sono mai in discussione, è anche vero che lo sterzo non è dei più rapidi, così come il cambio. Un automatico tradizionale 6 marce che si sposa molto bene al motore 2000 turbo diesel da 180 cavalli e che però non ama essere maltrattato. Diciamo che la C5 Cross Tourer la si può godere al meglio se si guida in maniera brillante ma non esasperata. E adesso linea ancora a Saverio per la seconda parte dell'intervista a Giuseppe Pezzaioli di Yokohama. Riprendiamo a parlare della 052, nuovo pneumatico di Yokohama presentato a Ginevra. Ha delle caratteristiche particolari diverse da quelle degli altri pneumatici semi-racing, giusto? Sì, assolutamente. Il pneumatico semi-racing a 052 è diverso dal predecessore che era la 048. Difatti passiamo da un disegno direzionale a un disegno asimmetrico. Questo ovviamente per far fronte alle nuove ai nuovi regolamenti che chiede l'Europa con un abbassamento della rumorosità del battistrada. E ovviamente per far fronte a questo nuovo disegno la mescola è stata completamente rinnovata, perciò hanno preso la mescola derivante dalle competizioni nel VTCC, soprattutto dall'esperienza del VTCC, e anche i disegni, anche gli intagli stessi sono stati studiati per minimizzare l'usura anomala del pneumatico, perciò l'intaglio non è perpendicolare alla carcassa ma è lievemente inclinato in modo da minimizzare la flessione del tassello che comunque c'è in ogni caso in pista. Sarà disponibile a luglio, diciamo così, più facile verso agosto, da luglio dalla misura da 16 fino al 18 pollici, e poi il secondo step sarà l'introduzione dei pneumatici con le misure 19 e 20 e forse 21, per poi scendere di gamma partendo dal 15 fino al 13 pollici. Limitandosi all'uso stradale, c'è una differenza di resa chilometrica fra un pneumatico sportivo e un pneumatico semi-racing? Sì, assolutamente. In prima battuta perché il tassello è ovviamente più basso rispetto a un pneumatico normale. Questo perché ovviamente c'è sempre la torsione del tassello che poi provoca delle anomalie di usura, perciò già lì parte con una resa chilometrica diversa. In più c'è anche la mescola che è molto importante per la pista e ovviamente essendo morbida ha una resa chilometrica più bassa rispetto a un pneumatico stradale, perciò consideriamo che potrebbe aggirarsi intorno ai 5-6 mila chilometri su un utilizzo normale. Ovviamente i 5-6 mila chilometri sono sempre da comparare in base all'utilizzo, alla macchina, e perciò è un dato che è puramente indicativo contro i 15-20 mila di un pneumatico stradale. Va bene, adesso generalizziamo un po' il discorso per venire incontro alle esigenze di chi ogni tanto va in pista ma non così tanto frequentemente da giustificare l'acquisto di un pneumatico semi-racing. Se io voglio andare in pista a divertirmi, fare qualche giro con la mia auto e ho dei pneumatici normali, che precauzione devo adottare per evitare di distruggere i pneumatici in due giri? Allora, probabilmente li distruggerai comunque dopo due o tre giri, perché comunque l'utilizzo è molto estremo e si raggiungono delle sollecitazioni che sono difficilmente paragonabili all'utilizzo normale sulla strada. Comunque una buona norma è quella di aumentare la pressione. Ipotesi: se durante l'utilizzo stradale utilizziamo il pneumatico viene gonfiato a 2, noi dobbiamo partire a 2,5. Questo per quale motivo? Perché rendiamo più rigida la carcassa in modo da avere una torsione minore, perché l'utilizzo in pista provoca molte volte l'utilizzo del fianco del battistrada, che è poi il punto più debole del pneumatico, per cui per evitare di danneggiare questa parte si consiglia di aumentare la pressione. Ovviamente poi un consiglio mio è quello di andare in pista con i pneumatici non nuovi ma diciamo così a metà vita, questo perché il tassello è già usurato, per cui c'è meno torsione del tassello e di conseguenza si rovinerà di meno il pneumatico, proprio perché, come dicevamo prima, durante le curve la macchina spinge il tassello in un senso e di conseguenza si ha l'usura nel senso opposto.
Molto bene, è stato molto interessante. Concludiamo questo discorso. Allora, la prossima volta proveremo in pista qui a Monza i pneumatici Yokohama. Ben volentieri. Grazie. Grazie. Ultimi due servizi, la nuova Opel Astra Sports Tourer e un confronto azzardato tra la Ford S-Max e la Renault Talisman. Va bene, vogliamo giocare. Sicuramente l'Astra Sports Tourer non nasce per portare dietro delle persone, ma il nuovo modello, che mantiene le stesse dimensioni della precedente versione, offre molto più spazio in abitacolo nel bagagliaio. In questo caso, reclinando i sedili, raggiungiamo 1630 litri di volume, che sono tanto in più rispetto a prima. L'Astra, che è appena stata nominata auto dell'anno, nella versione 5 porte si è confermata una vettura molto piacevole e gradevole da guidare su strada. Performance che dovremmo ritrovare anche nella versione Station Wagon che andiamo a provare a breve, specialmente col nuovo motore che porta al debutto. È un turbo diesel 1.6 biturbo da 160 cavalli. Andiamo a provarlo insieme. Il nuovo 1.6 biturbo diesel sostituisce il precedente 2000 sempre da 160 cavalli, ma nonostante la cilindrata ridotta, grazie a due turbo sequenziali a doppio stadio, adesso eroga ben 350 Nm di coppia. Numeri che su strada si traducono in una buona elasticità di marcia e prestazioni più che brillanti, come i 220 km/h di velocità massima e gli 8,9 secondi per passare da 0 a 100. Migliori sono anche i consumi. Se i 23,8 km/l dichiarati in fase di omologazione restano un miraggio, 18 sono sempre alla portata. Ma il comportamento stradale è uno dei plus della Opel Astra Sports Tourer. L'assetto, ben calibrato e lo sterzo piuttosto preciso, la rendono molto piacevole da guidare anche sui percorsi più tortuosi, specialmente se si seleziona la modalità di guida sport. Peccato solo che il cambio automatico non sia disponibile, per non rinunciare alla sua comodità. Si è così costretti a optare per il turbo diesel a 136 cavalli. Come per la berlina, anche sull'Astra Sports Tourer l'abitacolo è ben realizzato e le dotazioni sono ricche. Prevedono alcune chicche per il segmento, come proiettore matrix LED, sedili anteriori riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio. Il portellone ad azionamento elettrico hands-free si apre con un piccolo movimento del piede sotto il paraurti posteriore e il sistema OnStar di assistenza 24 ore su 24. Di oggi abbiamo scelto la Ford S-Max e la Renault Talisman, che come tutti sanno sono dirette concorrenti. Assolutamente no. E però i modelli che proveremo oggi hanno la stessa cilindrata. Nemmeno. E quattro ruote motrici? Neppure. Sterzanti? Neanche. Vabbè, adesso mi vorrei dire che anche il prezzo è diverso. No, il prezzo è abbastanza simile in effetti. Vabbè, però mi sembra un po' poco per basarci un confronto. E invece dici? Una cosa in comune ce l'hanno, perché sono due auto che in entrambi i casi danno un'idea di spaziosità, comfort, abitabilità, versatilità, eccetera, eccetera. In realtà però entrambe hanno una serie di soluzioni che le rende un po' più divertenti rispetto alle dirette concorrenti. Sì, infatti la Renault Talisman può contare sulle quattro ruote sterzanti, motore biturbo e sospensioni a controllo elettronico. La S-Max invece? La S-Max non ha le quattro ruote sterzanti, ma ha la trazione integrale, un bel motore vigoroso, il solito assetto Ford che strizza l'occhio al divertimento. Allora direi di andare a provarle. Mi sembra un'ottima idea. La S-Max continua ad essere la monovolume con l'aspetto più sportivo del mercato. Rispetto alla scorsa generazione, oltre a 3 cm di lunghezza, ha guadagnato una notevole dose di eleganza. È bella e aggressiva soprattutto davanti, ma si difende bene da qualsiasi punto la si osservi. E la tua Talisman? Beh, giudicare l'estetica di una vettura è sempre una questione molto soggettiva.
Quello che mi sento di dire è che la Talisman non sarà particolarmente originale, ma indubbiamente le sue linee sono aggraziate e proporzionate e il frontale con la griglia che si estende orizzontale a ricomprendere i gruppi ottici dà una sensazione di acquattamento a terra e di dinamismo. Passiamo agli interni? Certo, la plancia dell'S Max è stata ripulita e adesso è più fluida e meno dispersiva. La strumentazione virtuale ha una grafica sportiva e sfrutta un display da 10 pollici, mentre un altro schermo da 8 pollici visualizza le funzioni del sistema multimediale Sync 2. La voglia della Ford di far fare alla S Max un salto di qualità nelle finiture e negli equipaggiamenti è evidente. Sedili riscaldati, ventilati e massaggianti, volante riscaldato e regolabile elettricamente, sembra davvero di essere su una miraglia. Inoltre la S Max può essere dotata della terza fila di sedili, con le poltroncine posteriori adatte però più che altro ai bambini. Anche la Talisman si difende bene dal punto di vista di spazio ed ergonomia. Sui sedili trovano posto senza problemi 4 adulti oversize. Non tutti hanno necessità maxi di trasporto. In ogni caso, gli occupanti beneficiano di una qualità elevata grazie a materiali morbidi al tatto e assemblaggio preciso. Il pilota poi ha a disposizione comandi ben allineati e ampie possibilità di escursione per confezionarsi la posizione di guida più adatta. Con la tecnologia, la S Max com'è messa? La monovolume Ford offre quasi tutto l'high-tech oggi disponibile, frenata automatica con assistenza pre-collisione da 8 km all'ora, parcheggio assistito, assistente al cambio di corsia e limitatore di velocità che riconosce i cartelli stradali e adatta automaticamente la velocità. E tu che mi dici? Alla Talisman non mancano certo i sistemi di assistenza alla guida, anche se in tema di tecnologia l'equipaggiamento più innovativo che merita di essere raccontato dovendo scegliere è il Multisense, che offre la possibilità di cambiare il carattere dell'auto scegliendo tra 4 modalità prestabilite più una personalizzabile. Il sistema regola ben 10 parametri, come i colori delle luci interne, la reattività di motore e cambio automatico, l'aria condizionata, lo sterzo e le sospensioni. Ad esempio, in questo momento ho voglia di fare due curve, come si deve, e allora seleziono Sport. A proposito di piacere di guida, il 2 litri turbo diesel da 180 cavalli della S Max è vivace, progressivo e silenzioso e assicura andature disinvolte su ogni percorso, grazie anche all'assetto che limita molto il rollio e beccheggio, specie se viene arricchito dalla regolazione elettronica degli ammortizzatori. Ovviamente le dimensioni limitano un po' la maneggevolezza nel traffico, ma lo sterzo leggero e il cambio automatico, come quello montato sulla nostra vettura, semplificano molto le cose. E se poi ci si vuole mettere nella classica botte di ferro, c'è anche la trazione integrale. Il 1.6 turbo diesel da 160 cavalli della Talisman è fluido e pieno ai bassi regimi, ma se lo si stuzzica sa tirare fuori una certa aggressività ben supportato dal cambio, a doppia frizione, rapido e inavvertibili nei passaggi di marcia. Tecnicamente il punto forte della francese sono però le 4 ruote sterzanti con ammortizzatori regolabili elettricamente che assicurano grande agilità nello stretto e stabilità senza paragoni nei cambi di direzione affrontati a velocità elevata. Sai che mi hai proprio incuriosito? Dai, scambiamoci le chiavi, che mi è venuta voglia di fare un giro sulla Talisman. Ehi Cristina, le chiavi! Dammi le chiavi! Le chiavi! Niente da fare, non la molla più la sua Talisman. Ma sì, è meglio così, con le 4 ruote sterzanti farà meno danni in parcheggio. E poi, pensandoci bene, non vedo proprio perché dovrei rinunciare alla mia S-Max. Molto bene, anche quest'oggi abbiamo finito. Di cosa parleremo la settimana prossima? Come, non ti ricordi? C'è quel servizio là. Quello là? Sì, quello là. Avete capito, cari telespettatori, non potete perdervelo, come non potete perdervi la prossima puntata che andrà in onda stesso giorno e stesso orario. Aspetta. Lui non ci sarà la settimana prossima. Possiamo salutare? Ciao, alla settimana prossima.